Allora, come promesso, ecco Memeconomics, ritorna alla nostra rubrica che vi racconta l'attualità, l'economia, la finanza attraverso il linguaggio dei meme. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Draghi che compone la sua squadra, all'idea che magari si riesce a diventare un'Italia tutta gialla. No, signori, terza ondata in arrivo e allora partiamo dal primo meme. Ci viene in mente solamente una persona, cioè Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Scatta l'allarme della terza ondata, ecco le microzone rosse e le aree arancio scure cambiano anche i colori. Basta, oggettivamente, poi se volete urlatelo voi da casa con accento siciliano come ci ha abituato ad ascoltarlo, insomma, Aldo soprattutto nei suoi film, in questo caso è Tre uomini e una gamba. Questo che cosa vuol dire? Le micro aree, i colori nuovi, insomma, che quello che è ancora chiuso rimane chiuso ancora per molto. Allora mettiamoci tutti nei panni di Kermit per il secondo meme. Aspettava che palestre e cinema riaprissero, peraltro piove davanti sulla finestra, insomma, dove è affacciato l'amico Kermit. Per fortuna, insomma, questo è un periodo in cui le temperature stanno risalendo. Inoltre, l'Italia, dopo un avvio incoraggiante sulla distribuzione e sull'utilizzo dei vaccini, beh, insomma, sta scendendo tra i paesi meno efficaci nella distribuzione dei vaccini per densità di abitanti, che è quello l'aspetto che conta, insomma, la statistica che conta. Tant'è che noi abbiamo utilizzato un altro personaggio sempre presente nei meme: quando sei italiano e aspetti che arrivi il tuo turno per il vaccino, in questo caso sei Pablo Escobar che aspetti. Anche qui si parla di attesa, e l'attesa c'è anche nel capire come a livello di esecutivo Draghi riuscirà a interagire in maniera virtuosa con i politici che sostanzialmente hanno accompagnato e hanno portato alla crisi e che appunto hanno poi determinato l'elezione, la nomina più che l'elezione da parte di Draghi di Sergio Mattarella. Ad esempio, recentemente Giorgia Meloni ha dichiarato di voler dare dei consigli sulla giustizia. Come reagirà Draghi quando riceve una lettera da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, contenente le sue idee sulla giustizia? Potrebbe reagire in questo modo, insomma, ridendo anche di gusto. Non lo vediamo molto spesso Mario Draghi reagire in questo modo, lui è sempre molto posato, pacato e perfetto a livello istituzionale, ecco perché forse in tanti lo vedevano più come Presidente della Repubblica che Presidente del Consiglio. Ma andiamo avanti, un'altra situazione in cui potremmo immaginarci Draghi che ha a che fare con la vecchia politica, ad esempio recentemente Salvini ha dichiarato come, anzi Draghi, scusate, ha detto che i toni andrebbero un attimo più moderati, no? Quindi seguendo un po' il suo modo di essere, il suo modo di affrontare il suo lavoro. E allora guardiamo il prossimo meme. Ci siamo immaginati Salvini che legge, anzi che sente Draghi all'interno di un'intervista, che dice servono toni più pacati. Giovanni Storti, ancora del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ti guarda come a dire: sì, vabbè, credici finché puoi, perché tanto io faccio quello che mi pare. Insomma, difficile immaginarci Salvini che usa toni pacati, anche se effettivamente in questo periodo sta accadendo proprio questa cosa qui. Oh, e allora, Italia che coi vaccini, insomma, sicuramente potrebbe fare meglio. C'è un paese che effettivamente sta facendo molto bene a livello di vaccini, nonostante stiano arrivando sostanzialmente nonostante il paese sia il quinto per vittime a livello di Covid. Parlo del Regno Unito, un Regno Unito che, insomma, sembrava dovesse essere stretto nella morsa del coronavirus e della Brexit, e allora guardiamo quello che abbiamo realizzato. Quando tutti dicono che il Regno Unito uscirà con le ossa rotte tra Brexit e Covid, ma poi leggi che la sua economia è migliore di quella dell'Unione Europea e che un adulto su tre è già vaccinato. Ma com'è possibile? Si domanda il nostro amico con i punti interrogativi alla destra e alla sinistra del suo volto. In realtà l'uscita dall'Unione Europea in qualche modo ha agevolato la distribuzione dei vaccini, perché non è legato in alcun modo alla distribuzione che sta avvenendo appunto nel vecchio continente. A proposito di Regno Unito, come sapete, i tabloid sono spesso molto vivaci quanto alle titolazioni, e dopo la Brexit guardate che cosa si sono inventati. Noi lo stiamo ripetendo: dopo la Brexit arriva il Lock Exit. Ci siamo messi nei panni di uno dei protagonisti di Star Trek, anche questo è una
È un meme virale, l'immagine quantomeno, perché forse si sta un po' esagerando. Dai. Insomma, lock exit si intende che appunto Boris Johnson ha messo in chiaro insomma, il progetto, il programma che condurrà il Regno Unito fuori dal lockdown e ha già iniziato sostanzialmente perché arrivano indicazioni interessanti. Però insomma sul lock exit noi ci sentiamo di in qualche modo prendere le distanze. Andiamo invece a vedere quello che accade sui mercati. Sui mercati, beh, il tema è uno solo, il mercato azionario che si sta in qualche modo indebolendo e il mercato obbligazionario che invece sta prendendo sempre più vigore. Guardiamolo qui, noi l'abbiamo immaginato così, propensione al rischio e quindi mercato azionario che si rimette sui binari ma viene travolto dal treno del mercato obbligazionario che effettivamente sta mettendo un po' sul chi va là gli investitori e anche i grandi investitori per capire insomma che cosa sta succedendo. Succedendo anche a livello di inflazione ed è un argomento che è stato affrontato da Jay Powell nelle recenti conferenze stampa. Insomma, ovviamente bisognava andare anche su questo tema. Cosa succede al mercato delle obbligazioni? Come mai il rendimento? Come mai i tassi di interesse stanno salendo in maniera così imponente? Sapete come ha reagito Jay Powell? Ha reagito esattamente in questo modo. Quando sei Jay Powell e i giornalisti ti chiedono che i decennali stanno ricominciando a salire, dice in questo caso l'uomo tigre. Interessante, fammelo aggiungere alla lista delle cose di cui non me ne frega e papparapapapà. Questo perché effettivamente ha fatto spallucce Powell, ha detto non guardo molto a quello che sta accadendo sul mercato obbligazionario, noi ci concentriamo a mantenere i tassi bassi fino a che non sarà necessario. A proposito di mercato, c'è anche un altro tema da seguire, che è quello delle materie prime. Si stanno un po' scambiando i ruoli, cioè è una situazione interessante quello che sta accadendo e utilizziamo in questo caso quattro Draghi, a proposito di Draghi, ma qui Draghi, il Mario Premier non c'entra niente, usiamo i Draghi che nel linguaggio dei meme vengono utilizzati spesso, vediamolo pure con l'aiuto della regia, ecco qua, abbiamo il rame, l'argento e il platino che sono in una fase di rialzi importanti e quindi hanno una faccia aggressiva, insomma stanno attraversando un momento di forti rialzi. L'oro invece, il mercato sta vendendo l'oro come se non ci fosse un domani e ci sembra come se fosse un po' il quarto drago, quello più stupidotto, no? Vede, guardate che espressione che fa, insomma gli occhi che vanno da una parte e dall'altra e anche la lingua di fuori. È strano vedere appunto rame, platino e argento aggiornare i propri massimi, il rame degli ultimi 10 anni, il platino degli ultimi 7, l'argento che comunque si muove molto più in maniera inversa quasi rispetto all'oro e l'oro che rimane lì sotto i 1800 dollari l'oncia. A proposito di situazioni magari poco non così facili da analizzare e da fotografare, torniamo sul Bitcoin che è un po' insomma l'elemento, l'asset più volatile che ci troviamo all'interno del mercato, perché sono arrivate indicazioni e dichiarazioni contrastanti e secondo me anche il Bitcoin non ci sta più capendo niente e viaggia più di altri momenti come se fosse una pallina da flipper. Guardiamo il prossimo meme e così capiamo di cosa stiamo parlando. Elon Musk: compro 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Ancora Elon Musk qualche giorno dopo. I Bitcoin sovrastimati. Il Bitcoin non ci capisce più niente. Confused stonk. Va su e va giù, insomma, con l'espressione che vedete del personaggio in giacca e cravatta. E quindi, ovviamente, qui torniamo al tema di Elon Musk, che è uno dei market mover più forti in assoluto del mercato, che gioca quasi con la criptovaluta. Ma non c'è solamente il numero uno di Tesla, cioè mettiamoci nei panni dei trader. Oltre alle dichiarazioni di Elon Musk ce ne sono anche altre che ti fa ancora più ti mette ancora più nelle condizioni di non capirci nulla. Guardiamo che cosa dice il prossimo meme. Yellen, Janet Yellen: le cripto sono pericolose. Musk: come detto, il Bitcoin ha un valore sovrastimato, sempre più compagnie dicono sì ai pagamenti in Bitcoin, come ad esempio Visa. Ecco, ora io credo che il personaggio nella vignetta sia Julia Roberts davanti a mille calcoli anche al algebrici piuttosto complicati. Insomma, i trader devono un po' capire da che parte muoversi, se comprare, vendere, eccetera, eccetera. Ma d'altra parte è un po' il loro mestiere sostanzialmente, quindi massima ovviamente solidarietà nei loro confronti, anche in virtù di quello che sta accadendo sul petrolio. Per chiudere Meme Economic di oggi, ci affidiamo come sempre a chi rappresenta insomma una certezza nel linguaggio dei meme, cioè Leonardo DiCaprio. Guardate qui, quando tutta Europa inizia a farsi largo, la terra ondata,
ma tu sei il petrolio, e anche negli Stati Uniti, attenzione alle varianti in arrivo, ma tu sei il petrolio e sai che il mercato sta scommettendo sulla ripresa come se non ci fosse un domani. Il Brent sta per raggiungere quota $68 al barile, il WTI è vicino ai 64 e probabilmente arriverà fino a quota 65. Questa è Meme Economics, grazie per averci fatto compagnia ovviamente. L'appuntamento sarà per la prossima settimana con un'altra puntata all'insegna dei meme e di qualche sorriso in più.